Cari amici, ciao, mi chiamo Marco, sono un agente virtuale di Visco che vi aiuterà con le vostre esigenze di trasporto di cani e gatti da Milano a Londra. Trasportiamo animali domestici da molti anni, siamo autorizzati dalla DEFRA, trasporto autorizzato dalla FTA. Ora vi dirò come facciamo il trasporto da Milano a Londra. Prima prendiamo un volo passeggeri diretto a Parigi. Lì ci trasferiamo in una macchina e tutto il gruppo di animali pranza. Tutti vengono nutriti, abbeverati e se qualcuno si sporca durante il volo ci assicuriamo che vengano puliti e messi in un trasportino pulito e asciutto. La regola numero uno del nostro servizio è che tutti siano puliti, asciutti, nutriti e felici. Tutta questa attività dura circa 40 minuti. Dopodiché partiamo in direzione di una città chiamata Calais, dove passiamo il pet control e poi prendiamo il treno Eurotunnel. Se durante il viaggio da Parigi a Calais un pet ha bisogno di andare in bagno, ci fermiamo alla stazione di servizio o di autobus più vicina per cambiare la lettiera. È obbligatorio, oltre che importante, avere una lettiera nel trasportino dei gatti. Il viaggio in treno da Calais a Folkestone dura solo 40 minuti. Il viaggio da Folkestone a Londra dura da 1 ora e mezza a 2 ore. La durata totale del viaggio da Milano a Londra è tra le 12 a 13 ore. Facciamo un volo ogni settimana su questa rotta. Allora, come si fa a fare una prenotazione per il trasporto di cani e gatti? È molto semplice. Basta compilare il modulo d'ordine, il link sarà nella descrizione sopra il video. E appena prima del viaggio, 3 giorni prima dell'inizio, è necessario ottenere un certificato sanitario da Fit to Fly che attesti che il cane o il gatto sia sano. I cani avranno bisogno di sverminare, compresa la tenia. Il vostro veterinario dovrà sapere che tipo di antielmintici sono necessari. Per poter compilare immediatamente il modulo d'ordine di trasporto, è necessario ottenere i dati di contatto del destinatario e l'acquirente. A chi va il gatto o il cane? Vale a dire, nome e cognome, indirizzo di casa, numero di telefono cellulare, indirizzo e mail. Dopo aver ricevuto il vostro modulo d'ordine, la nostra segreteria invierà al vostro acquirente una fattura per le spese di trasporto. Inoltre vi preparerà e invierà i documenti di importazione richiesti, la dichiarazione e la lettera di autorizzazione. Includeranno anche un link a un modulo online dove si dovrà allegare questi documenti per firmare e caricare una fotocopia del vostro ID, una prova del vostro indirizzo, di solito una bolletta del gas o dell'elettricità o qualcos'altro. Ma che mostra il vostro nome e indirizzo postale. Assicuratevi di includere un contratto d'acquisto e una ricevuta che confermi che il pagamento è stato fatto per il gatto o il cane. Si prega di fare attenzione a questo per evitare una richiesta di IVA da parte della dogana. Il passaggio di proprietà può avvenire solo con il pagamento del cento dell'animale. In modo che all'inizio del movimento dell'animale, esso appartenga legalmente alla persona a cui sta andando attraverso la frontiera verso un altro paese. Troverete il link al modulo in cima a questo video, nella descrizione. E anche nella descrizione troverete il numero di telefono per contattarci in italiano e il numero di telefono per contattarci in inglese se avete altre domande. Faremo del nostro meglio per rispondere nel modo più informativo e completo possibile. Sul nostro modulo d'ordine online troverete anche un breve modello di contratto che potete scaricare e compilare. Con noi, il vostro gatto o cane arriverà con il massimo comfort e molto rapidamente. Benvenuto a bordo, amiamo gli animali.